Direi di iniziare con la tier list dedicata ai giochi del Game Boy Advance, non completissima, completa al 75%, ma ce lo facciamo andare bene, anche perché già così sono tantissimi titoli, ci sono alcune mancanze fondamentali, altre un pochino più marginali, però cercheremo di integrare strada facendo. Riproviamoci, avrò bisogno anche tanto del vostro aiuto, perché la mia memoria può arrivare fino a un certo punto, quindi voglio belli attivi in chat. E partiamo con Mario Golf Advance Tour, dovrebbe chiamarsi così, e lo accorperei insieme a Mario Tennis Power Tour. Secondo me erano, li ho giochicchiati, erano due sportivi molto fighi perché riprendevano tantissimo l'impostazione JRPG dell'originale, tanto che dovevi scegliere il personaggio che in realtà era, almeno di sicuro in Mario Golf non era, ma penso anche in Mario Tennis, i personaggi selezionabili non erano all'inizio quelli del mondo del regno dei funghi, e c'era tutta questa avventura in stile JRPG con tanto di livellamento, statistiche eccetera eccetera, alla fine ti portava su Mario Golf a golfare contro Mario, che come idea era molto figa. Sono giochi molto ambiziosi per la console che li ha ospitati, e tutto sommato ci stanno. Non vorrei dire castronerie, ne dirò tantissime, ma se non sbaglio Mario Golf lo potevi interfacciare con la versione per GameCube, perché uscivano più o meno in contemporanea, mentre il Power Tour Mario Tennis no. Io in ogni caso direi che sono giochi abbastanza... Sono interessanti, sono ambiziosi, e ambiziosi è una parola che inizia con A, però forse... Allora, A è un po' troppo esagerato metterli in A. Me li ricordo divertenti. Però facciamo così. Per ora li piazziamo in A. Vediamo un attimo poi come si sviluppa la classifica e poi decidiamo di conseguenza come regolarla. Quindi direi Mario Golf e Mario Tennis li mettiamo in A, ma con diciamo un posto traballante che rischia di calare. Poi abbiamo la Game & Watch Gallery 4. Le Game & Watch Gallery erano in realtà degli esperimenti molto fighi, ed erano sostanzialmente delle riproposizioni dei Game & Watch iniziate su Game Boy, che però davano anche una nuova veste grafica ai classici LCD, integrando l'immaginario di Mario e del Regno dei Funghi all'interno dei giochi classici, e si poteva scegliere anche la modalità di visualizzazione, e in più c'erano anche delle piacevoli aggiunte come una sezione museo eccetera eccetera. Il Gallery 4 dovrebbe essere l'unico su Game Boy Advance, e dovrebbero esserne usciti poi altri su DS in seguito, però erano le collection del Game & Watch. Mi sa che questo è proprio l'ultimo Gallery. Direi un titolo carino e interessante per quello che fa, di sicuro non fondamentale, è una collection interessante. Io lo metterei in C come, diciamo, proprio posto mediano della classifica. Bene ma non benissimo, e c'è anche di peggio. Anche perché poi è difficile riuscire a trovare un gioco veramente brutto su Game Boy Advance, almeno tra quelli inseriti qua. Comunque, proseguirei con WarioWare Inc., il primo WarioWare geniale, ragazzi, geniale. Vabbè, per io, allora, premetto che ho un debole per tutto quello che è Wario related. Da una parte un po' mi spezza il cuore la serie di WarioWare, perché ha allontanato definitivamente Wario dal mondo dei platform. Dall'altra l'ho sempre trovata geniale, e in un certo senso è uno dei modi più interessanti con cui Nintendo è riuscita a ricontestualizzare un personaggio e a dargli una seconda carriera. Il format dei microgiochi è mutuato sì dal Game & Watch, però lo fa in un modo totalmente folle, in un modo totalmente giapponese, e bellissimo, bellissimo. A me fa morire, e a questo punto però farei così. Aggiungerei Gervaso la porta, chiudila subito la porta, si entri, e farei una cosa del genere. Ditemi se siete d'accordo, tanto poi la tier list è mia e decido io. Aggiungiamo una top ancora più su e la chiamiamo SP come la versione migliore del Game Boy Advance, dove metteremo i top capolavori, e per me WarioWare da S.
Perché è effettivamente da S, questo si chiamava 101, addirittura con lo schermo super figo. È effettivamente da S, però poi ci sono dei giochi che sicuramente lo superano in qualità generale. Poi, andando avanti, giungiamo al primo platform vero e proprio di questa lista. Vi ripeto, io ho un debole per Wario. E Wario Land 4, se vogliamo, il culmine del platforming 2 bidimensionale su Game Boy Advance. Gioco originale, a differenza di tutti i platform di Mario che sono usciti, che bene o male erano semplicemente delle riproposizioni a metà tra il remake e la remaster. Già ai tempi Nintendo spingeva parecchio sulla fascia con queste cose. Wario Land io l'ho sempre apprezzato tantissimo, per la sua natura, diciamo, aperta, non lineare. E il quarto alla fine è un episodio che riprende la struttura dei precedenti, ma al tempo stesso era il primo a esserci su Game Boy Advance. Aveva una grafica pazzesca, una pixel art. C'è una pixel art, una grafica 2D fuori parametro, bellissimo, i colori. Allora, purtroppo non si vedevano su Game Boy Advance, ma quando poi si è potuto mettere su SP, i colori, porca miseria, ragazzi, erano proprio fantastici. È proprio stupendo. Stupendo, mi ricordo solo questa cosa, non mi ricordo quanto era difficile, però mi ricordo che era uno dei primi giochi cioè anzi, il primo platform di Wario a inserire la barra dell'energia. Mi ricordo solo sta cosa. Wario Land 4, siamo sempre in S per quanto mi riguarda, molto più in alto di WarioWare Inc. E a questo punto, visto che abbiamo creato un S Plus, farei così. Sì, mi sembra un po' più coerente. Non posso mettere sullo stesso piano WarioWare e Wario Land 4, perché Wario Land 4 è un platform veramente assurdo. E andiamo avanti. Mario Pinball Land. Allora, Mario Pinball Land in realtà è un titolo molto strano. Cioè, diciamo che per essere un pinball è fatto bene. Tra l'altro era fatto dai veterani del settore, quindi ci sta. Ci sta e riusciva a integrare anche bene un po' tutto l'immaginario di Super Mario all'interno delle dinamiche da flipper. E poi, se non sbaglio, aveva pure una grafica poligonale o pseudo-poligonale interessante, ma questo potrei inventarmelo. E come esperimento è particolare, è caruccio. E caruccio è molto simile a cartuccia. Quindi io lo metterei in C. Advance Wars, gioco più sfigato dell'universo, gioco con il timing peggiore che si sia mai visto nella storia dell'umanità, ma in realtà si tratta di uno strategico fighissimo. E anche, diciamo, un po' la sua croce e delizia, punto di forza ma anche un po' di sfortuna, questa estetica un po' insolita per una produzione Nintendo, che sceglie un approccio non realistico ma che comunque si rifà a uno scenario potenzialmente verosimile. Rimane comunque una produzione cartunosa, però non è ambientata nel regno dei funghi, ecco, intendo quello. Molto figo, molto figo. Io non sono un amante dei tattici a scacchiera, mi ci divertì molto e mi ricordo che poi era un po', insomma, un titolo introduttivo pensato per avvicinare una vasta platea di gente avvezza al gaming portatile, ha uno stile di gameplay magari molto più tattico, molto più approfondito e denso, però questo qua riusciva a introdurre bene i giocatori. Allora, lo metto su A per preferenze personali, visto che i tattici non sono proprio il mio, ecco. Metroid Fusion, qui ce lo sbrighiamo velocemente, tanto lo sapete quello che penso della saga di Metroid. L'apprezzo tantissimo, mi piacciono tantissimo i Metroidvania. Metroid Fusion è un capolavoro d'atmosfera e di world building, però è eccessivamente lineare per i miei gusti. Ha una struttura di gioco che viene corretta alla grandissima con Dread. In certi momenti è troppo lineare, è troppo guidato, è troppo poco Metroid. E questo, secondo me, gli fa perdere un po' del fascino. Ma rimane comunque un giocone della Madì della Madò. Lo metto in S dietro a Wario Land 4.
Copia spudorata di Hollow Knight, questo Metroid Fusion, sì, decisamente sì, questo poco ma sicuro. Diciamo che si vede che Nintendo qua ha proprio preso il gioco del Team Cherry e l'ha studiato a fondo. Poi abbiamo, ragazzi, questa è una delle mie prime grandissime mancanze, Fire Emblem, io non l'ho mai retto, non l'ho mai approfondito, mi dispiace dirlo. Prima o poi il Treehouses lo giocherò, ve lo prometto. Quando avremo 5.000 spettatori qua connessi in live, lo farò. Per il momento mi devo astenere. Non so neanche bene qual è questo capitolo con Roy e... No, è Mart? No, è Roy. Con Roy in copertina. Sarà un remake di qualcosa? Non lo so. Però dovrebbe essere forse il primo gioco arrivato in America di Fire Emblem. Non lo so. Devo per ignoranza mia, non per altro, metterlo in E. Non avendolo giocato non mi posso esprimere. Qui però arriviamo, ragazzi, al Mig dei Mig, a Sua Maestà Metroid Zero Mission, uno dei miei Metroid preferiti in assoluto, un remake che però aggiunge tantissimo, e rinnova e attualizza, ed è pazzesco. È pazzesco perché, vi faccio un esempio stupido, rigiocare oggi a Super Metroid, per quanto affascinante, è un titolo molto faticoso. Rigiocare oggi a Zero Mission sembra un titolo uscito ieri. Bellissimo, forse una delle migliori grafiche su Game Boy Advance. Struttura perfetta, forse in certi tratti un po' facilotto, però bellissimo, grafica pazzesca. Cioè, è tutto quello che desidero da un Metroidvania e per me va on top of the world. Other M è il mio secondo preferito, a pari merito con Zero Mission, ovviamente. E qua, ragazzi, entriamo in un territorio un po' spinoso che è quello dei remakeconi, porting, non si capisce bene quello che volevano fare, se non far passare il Game Boy Advance come una sorta di Super Nintendo in miniatura. In realtà di differenze ce n'erano parecchie e si percepivano. E un po' si accusa il fatto che c'è stata una libreria eccessivamente riciclata dal Super Nintendo. E in questo il brand di Donkey Kong Country un po' l'ha accusata come cosa. C'è da dire che uscì dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, ma Rare continuava a sviluppare solo per le portatili titoli per la Nintendo. E se ne esce in realtà con tutta quanta la trilogia che la metteremo insieme, secondo me si può considerare un unicum, con delle versioni diciamo 2.0, anzi 1.5 della trilogia uscita da Super Nintendo, che rimane comunque un giocone un giocone bellissimo, un giocone pazzesco. Mi ricordo che c'erano dei miglioramenti sui country. Ad esempio erano stati inseriti nuovi minigiochi, era stato inserito la world map, era stata aggiornata, si poteva salvare in qualsiasi punto. Rimane il fatto che a me mi sono sempre sembrati un po' un'occasione sprecata se poi uno guarda il contesto della console. Perché, ripeto, sia l'1, il 2, il 3. Il 3 aveva addirittura la colonna sonora rifatta. Però si poteva pretendere molto, molto di più. Cioè, paradossalmente, anche se meno belli come platform, preferisco i remake. Insomma, i remake, tra molte virgolette, i Donkey Kong Land su Game Boy. Perché là almeno si erano sforzati di creare qualcosa cucito proprio sulle caratteristiche hardware della console. Con i country su GBA in realtà hanno fatto un po' un copia e incolla. Che dici, vabbè, magari era un problema di Rare che stava divorziando da Nintendo, era andata a vivere da Microsoft, quindi c'era questo passaggio di famiglia che non era proprio il massimo. Però in realtà pure Nintendo ha fatto così con i Super Mario, quindi io li metto in D, mi dispiace. Doctai, se la banana non ce l'hai. E qui tra l'altro abbiamo solo l'1 e il 3 perché Castovo ha saltato il 2. Ah no, c'è il 2, ok, perfetto. Tra l'altro, vabbè, se vogliamo fare però una classifica generale interna,
È ovvio che i tre Donkey Kong stanno così, il peggiore è il terzo, il meno ispirato, il primo è rivoluzionario, ma il secondo è qualcosa di pazzesco. Il secondo Donkey Kong Country è forse uno dei migliori platform 2D di sempre, pazzesco proprio. Arriviamo poi a Minish Cap, bellissimo, bellissimo. L'ho sempre trovato pazzesco e affascinante. Tra l'altro ora me lo rigiocherò su Steam Deck. Ah, è passato un fottio di tempo dall'ultima volta che l'ho toccato. Se devo pensare proprio lo Zelda classico, però moderno, mi viene in mente Minish Cap. Mi viene in mente Minish Cap perché questa è una cosa che poi si vedeva spesso su Game Boy Advance. Quando ci si impegnavano a fare i giochi, uscivano fuori dei prodotti che sì, erano tremendamente derivativi rispetto a quello che si era visto su Super Nintendo, ok? Però riuscivano a perfezionare quella formula e soprattutto ad aggiornarla secondo degli standard un pochino più attuali per l'epoca. Penso appunto a Metroid Zero Mission con Super Metroid, penso anche a questo. A Minish Cap ci sono tantissimi, penso anche ai Castlevania che riprendevano la lezione di Symphony of the Night. Ci sono tantissime di queste, anche WarioLand, insomma, ci sono tantissime di queste cose. E questo è un gioco che mette in mostra tutta la potenza di Game Advance. È un titolo molto più compatto, molto più semplice, se vogliamo anche lineare. Di A Link to the Past, però saranno i colori, sarà la storia, sarà l'atmosfera, eccetera, eccetera. È uno dei miei Zelda in 2D preferiti in assoluto, e in quanto tale va in SP101 dietro però a Zero Mission. Per me Zero Mission è proprio l'apice del Game Boy Advance. Poi abbiamo DK King of Swing, ragazzi, uno dei puzzle game più monnezza che la monnezza ricordi. Bruttissimo. Oggi sarebbe un gioco per cellulari venduto tipo a 0,99. E mi ricordo che c'era questa meccanica dove sostanzialmente dovevi passare da una diana all'altra e avevi il controllo delle braccia di Donkey Kong con L e R, lo spostavi a sinistra o a destra. Ma era un gioco proprio scialbo, che non diceva, non mi ha mai detto nulla, non mi ha mai colpito, non mi ha mai interessato, e quindi per me va su e-reader. Qui inizia una parte difficilissima che però proveremo a dirimere quanto più velocemente possibile, anche perché di questi giochi ve ne ho già parlato molto spesso in video. Verranno ricordati come i titoli per Game Boy, i titoli di un videogioco più brutti in assoluto, di sempre proprio. E non si sa cosa stava pensando Nintendo quando ha dato la nomenclatura a queste riproposizioni, perché Super Mario Advance è in realtà Super Mario Bros. 2, Super Mario World diventa Super Mario Advance 2, Yoshi's Island, che sarebbe Super Mario World 2, diventa Super Mario Advance 3, mentre tornando indietro, Super Mario Bros. 3 diventa Super Mario Advance 4. Quindi Nintendo ha. E sono usciti in questo ordine cronologico. Nintendo ha deciso di fare veramente un casino. E che dire, che dire? Anche qua secondo me vale più o meno il discorso che possiamo fare con i Donkey Kong Country. Anche se forse su un livello leggermente diverso, perché effettivamente a livello contenutistico provavano ad aggiungere qualcosa. A volte si trattava di aggiunte un po' meh, non ho mai capito perché era spammato il primo Mario Bros. In tutti e quattro i capitoli, veniva venduto come un gioco separato a inizio schermata. Però c'erano delle cose interessanti, rimangono comunque dei giochi titanici, dei giochi assurdi proprio. E diciamo che se magari qualcuno all'epoca non li aveva potuti provare su Super Nintendo, difficile. Però se magari non aveva avuto l'occasione, quella su Game Boy Advance era perfetta. Anzi, metteva proprio in mostra come la formula del Mario classico in 2D si adattava perfettamente al gioco in portatile, anche se poi già si era visto con i Land, però i Land erano titoli che nascevano proprio cuciti sulle caratteristiche del Game Boy. Questo dimostrava come il gameplay dei Super Mario
Bros. E poi World fosse un qualcosa di universale, anche se, vabbè, Super Mario Bros. 2 è quello un pochino più triviale, più strano, però secondo me non ha, cioè, qua non vanno valutate tanto i giochi in sé, ma il fatto che sono delle riproposizioni su Game Boy Advance. E se uno dovesse valutare i giochi in sé, metterei, che ne so, tipo Super Mario Advance lo metterei in C, Super Mario World lo metterei in S+, Super Mario World 2 lo metterei, cioè Yoshi's Island lo metterei in S+, e Super Mario Bros 3 lo metterei in S+, perché a modo loro sono tre titoli rivoluzionari, pazzeschi, bellissimi, cioè proprio potremmo stare qua a fare complimenti a questa tripletta per secoli. Valutiamo però le varie conversioni e io le metto, le prime tre le metto tutte quante in C, perché non c'è secondo me veramente quel salto qualitativo che ci si poteva aspettare da una riproposizione del genere. Per esempio con Super Mario 64 sarà fatto un lavoro molto più approfondito, no? Queste qua le metto in C, però le metto sopra, sì, le metto sopra ai Game & Watch, Gimme the Watch, come al solito. Mentre un discorso diverso lo faccio per Super Mario Bros. 3, perché, ovvero Super Mario Advance 4, perché sostanzialmente con il fatto che sono stati creati dei livelli ad hoc che erano però limitati all'utilizzo degli reader, diciamo, è stata un'aggiunta un po' controversa. Fortunatamente su Wii U abbiamo avuto la possibilità di recuperare questi Lost Levels a conti fatti, perché altrimenti sarebbero persi per sempre nel tempo, ma ora andranno persi nuovamente. Quindi dampate tutti quanti la ROM di Super Mario Bros. 3, Super Mario Advance 4 su Wii U, perché vale la pena preservare questi livelli extra, che tra l'altro sono super super interessanti. E quindi, diciamo, per lo sforzo, anche se poi erano chiusi dietro una delle periferiche più assurde e criminali del mondo, questi qua lui lo metto un pochino più sopra. Diciamo che è arrivato un po' troppo tardi lo sforzo. Entro, vedo Zero Mission in cima, ho tutto bene, esatto. Drill Dozer non c'è, e l'ho giochicchiato su... Perché Drill Dozer, tra l'altro, è uno di quei giochi che doveva uscire in Europa, non uscì mai, e ce lo siamo beccati, abbiamo potuto giocarlo in italiano, tra l'altro, perché la versione PAL e multilingua europea era pronta, su Wii U è disponibile, quindi giocatelo perché è un platform molto figo. Allora, Crash Nitro Kart Nitro Racing, ragazzi, altro titolo che io non ho mai giocato. Mi ricordo però che non... Anzi, no, mi ricordo questa cosa. Correggetemi se sbaglio. Mi ricordo che uscì nel periodo in cui il brand di Crash era proprio in caduta libera. E questo qua era il seguito del primo CTR uscito per PlayStation 1. Il seguito uscì per le console di generazione successiva, quindi PlayStation 2, eccetera, eccetera, e fece cagare a tutti quanti. L'unica versione che un minimo si salvò era questa del Game Boy Advance. Mi ricordo che i critici ne parlarono abbastanza bene, ma io non l'ho mai toccato. Quindi, per lo sforzo e per l'audacia... Aspetta, no, creiamo una nuova playlist, cioè una nuova tier, che sono quelli... Non mai giocati, che la chiamiamo, come la chiamiamo? I mai giocati, prima o poro, prima poro, così si vede, e ci mettiamo quelli mai giocati, così mi smarco dall'imbarazzo. Poi abbiamo Mario Party Advance, e allora io mi ricordo solo questa cosa che è geniale, è Mario Party senza multiplayer. E quindi solo per questo, secondo me, va direttissimo in E-Reader, però prima di DK, che DK è proprio la pietra di, diciamo, il punto di riferimento per la schifezza di Game Advance. Praticamente era impossibile giocarci in multiplayer, no? Cioè, non mi ricordo neanche se ci fosse una modalità per giocare con altri giocatori tramite Link Cable, però... sostanzialmente era incentrato sul giocatore singolo. Passavi tutto il tempo a giocare contro i bot. Magari mi sbaglio, però mi sembra fosse così. Bene, passiamo ai Castlevania. Manca Harmony of Dissonance, il capitolo di mezzo. Sono tre capolavoroni assurdi.
bellissimi da amante dei Metroidvania, li ho sempre apprezzati tantissimo. Adesso ho i ricordi abbastanza confusi su questi. Oh, mi devo comprare la GBA Collection su Switch, assolutamente. Ho ricordi abbastanza confusi. Mi ricordo che il primo fu epocale perché comunque faceva impressione vedere un Castlevania così bello denso, così bello corposo su una console portatile. Un Castlevania che riprendeva, diciamo, l'impostazione alla Symphony of the Night. E c'era un sistema di carte, di tarocchi, non mi ricordo come si chiamavano, con cui si potevano settare le abilità del personaggio. Me lo ricordo con estremo piacere e lo metto su S. Mentre il terzo, e ora risbaglierò il nome un'altra volta. Area of Sorrow dovrebbe essere. Era una figata assurda e mi ricordo era bellissimo il sistema, non mi ricordo assolutamente il nome, che ti permetteva di rubare le abilità dei nemici, no? Di assorbirle. Non sto parlando di Kirby, ma sto parlando di Castlevania e qua per me si va in S Plus, assolutamente. Ho come una posizione a testa del podio in ordine cronologico. Sì, c'è stato comunque un miglioramento netto da un capitolo all'altro. Anche perché mi sembra che il Circle of the Moon fu un gioco uscito proprio agli albori del ciclo vitale della console, quindi ci sta. Quindi, Mario Kart Super Circuit, penso uno dei Mario Kart invecchiati peggio in assoluto. Difficile, difficilissimo. Cioè, era interessante perché provava a dire: ok, Mario Kart può esistere in portatile. È effettivamente un gioco che funziona in portatile. Come lo adattiamo? E la risposta fu: prendiamo il motore sostanzialmente del Super Nintendo e facciamoci un gioco sopra, però. Non funzionava ugualmente bene, anche perché poi c'era il link cable, però mi sembra ci fosse il link cable, però là diventava c'erano anche problemi di visualizzazione, mi sembra era più di si vedeva di meno, non mi ricordo, vabbè. Comunque era molto meno immediato il multiplayer su Game Boy Advance e in più era difficilissimo il gioco, ma proprio difficile, difficile, difficile. Apprezzo lo sforzo, però ai ai ai, ai 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 ai, lo mettiamo in D. Il gioco di Dragon Ball, non so, è un picchiaduro, è un JRPG, non lo so, purtroppo non l'ho mai giocato, ragazzi. Il platform di Yoshi, come si chiamava in America? Tips and Turvy, Curves and Trips, Crispy Mac, una cosa del genere. Universal Gravitation. Era sostanzialmente Nintendo che iniziava a sperimentare con il giroscopio, uno dei pallini poi che si riproporrà sempre nella produzione della grande N. Come platform non me lo ricordo tantissimo, ma mi ricordo che lo provai un po' così e non mi lasciò niente dentro. Ed è purtroppo una sensazione che mi hanno sempre dato la maggior parte dei giochi di Yoshi, escluso Super Mario World 2, escluso Yoshi's Island, mi hanno sempre lasciato tutti quanti abbastanza freddino, anche gli altri due island che c'erano su DS. Non so, non so, non so, anche questo lo metto tra Doctai e iReader, magari non proprio una fetecchia come gli altri due, però insomma si mette in fondo, si mette in fondo. Mario vs Donkey Kong, il gioco che ha dato il via alla miniserie abbastanza sfigatina di puzzle game. Dico abbastanza sfigatina perché non mi ha mai fatto impazzire. Apprezzo però che c'era dietro la volontà di rebootare il Mario Bros. Il Donkey Kong classico, insomma. E quindi ci sta. Però la meccanica simile Lemmings non l'ho mai apprezzata più di tanto. Non mi ha mai fatto stra impazzire e anche questo lo metto in D. Anzi no, lo metto ultimo tra gli C. No, 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 lo metto in D ma sopra a Super Circuit. Poi abbiamo il Battle Network, gioco particolarissimo, che era sostanzialmente la risposta di Capcom a tutto il bordello che stava uscendo fuori con Pokémon, i giochi di carte, eccetera, eccetera, e prova ad attualizzare, cioè prova a prendere uno dei suoi brand di punta all'epoca, oggi purtroppo Mega Man è completamente sparito dai riflettori, e
che fa crea una sorta di JRPG tattico con combattimenti a turni con l'utilizzo di carte. Molto figo, ma poi ha dato il via a una serie infinita proprio di giochi all'interno del nome Battle Network. Ammetto che non ho mai finito, ma mi piacque tantissimo all'epoca. E lo metto su A perché è una di quelle idee fighissime che sulla carta non dovrebbero funzionare, ma sorprendentemente funzionava. WarioWare Twisted, ragazzi, io non l'ho mai giocato e sto rosicando tantissimo perché in realtà so che è un gioco geniale. Ne ho visti varie recensioni, documentari, eccetera, eccetera, però non l'ho mai giocato perché da noi in Europa non arrivò, never, mai, mai nella vita. Quindi su questo non posso esprimermi più di tanto, cioè non posso esprimermi per esperienza diretta. Però, insomma, adoro WarioWare, adoro Nintendo, la Nintendo che diciamo sbrocca completamente con i gimmick e tra l'altro dovrebbe avere addirittura il force feedback, il Twisted, cioè insomma tanta 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 roba. Sarebbe, guardate, sarebbe un as sulla fiducia, però anche qua prima o poi lo giocherò. Questo penso Smeraldo sia messo in rappresentanza di tutta la terza generazione di Pokémon. Che sì, anche questa, io ragazzi, lo sapete, Pokémon sono un super ignorante, piano piano sto recuperando tutto quanto e probabilmente questo qua era ancora il periodo in buona della serie, che culminerà poi con la quarta generazione l'ho giocata. Facciamo una nuova tier e ci metto tutti i giochi Pokémon. Cioè tutti i giochi Pokémon perché in realtà non, cioè non ho giocato, ecco, il remake della prima gen l'ho giocato e mi era piaciuto, ma era un periodo in cui non di Pokémon non me ne fregava veramente niente, quindi non, anche per Mystery Dungeon non mi esprimo. A sensazione direi che probabilmente il giocatore medio potrebbe tranquillamente dire che sono entrambi da S. Smeraldo e FireRed, qualcuno vorrebbe azzardare anche un S Plus, mentre lo spin-off, il Mystery Dungeon, non sono un amante proprio dei Mystery Dungeon, l'idea è carina, anzi l'idea, diciamo così, è caruccia, ok? Quindi Mystery Dungeon lo metto in C, non odiatemi, e gli altri metto su prima o poro, però sono finiti, anzi no, ci metto anche Megaman Zero. Che non lo giocai, non, quindi non vi so dire. Però sono finiti i giochi che non ho provato. Abbiamo Sonic Battle, che era questo fighting game arena, particolarissimo. Non so perché, non mi ricordo qual è la storia dietro, perché l'hanno tirato fuori, perché non ha veramente senso come cosa. Però mi ricordo che c'era anche un picchiaduro in 3D su Sonic, scontri uno contro uno. E niente, era interessante in realtà, era tremendamente ambizioso. Era un po' un stile, non tanto Smash, ma più che altro Power Stone. C'erano queste arene 3D, c'era pure Moveset, non dico complicato, però insomma vario. Era un po' scomodo. Mi ricordo che era scomodo, ecco. Però direi che l'idea ci stava. Lo metto in C. Lo metto, sì, dai, in C. No, perché in realtà D è già troppo cattivo, ecco. D è troppo cattivo. Mettiamolo in C perché l'idea ci sta. I Sonic Advance invece, ragazzi, sono fighissimi. Ora, prima, qui manca il terzo. Prima mi avete detto che in realtà già Sonic 2 fu quello che introduceva il sistema dei doppi personaggi, che potevano essere swappati al volo. Io questa cosa non me la ricordavo e pensavo fosse del 3. Comunque, mi ricordo che anche qua c'era una sorta di progressione qualitativa, un po' come è successo per i Castlevania. Ed effettivamente è un po' un peccato che questi titoli siano stati completamente dimenticati. Mentre i Sonic classici, quelli usciti sulle console anni 90, vengono riproposti in continuazione, questi sono stati sostanzialmente dimenticati. Ma in realtà non hanno nulla da invidiare ai Sonic classici, a quelli storici, a livello di level design, a livello di velocità d'azione. L'unico problema è che si vedeva veramente poco.
quello che c'era intorno, c'era la visuale che era molto ristretta, e questo è un po' un problema di tutti i giochi su console portatili fino a qualche anno fa. Era un po' un casino, vista anche la velocità d'azione, riuscire a interpretare il level design alla prima botta. Però rimangono comunque dei platform fighissimi. Direi che li metto entrambi. Allora, se mi dite che Sonic Advance 2 è quello che ha introdotto il doppio personaggio, lo metto in S, altrimenti rimane in A insieme agli altri. Poi chiudiamo con Kirby di Amazing Mirror, che è un po' il Kirby atipico, no? È il Kirby particolare, che se non sbaglio era l'unico a non avere King Dedede. Non appariva King Dedede e aveva una sorta di struttura da Metroidvania. Era un titolo interessante, forse non il migliore Kirby di sempre, però era un po' il periodo in cui Kirby era in buona. Non sono un così grande esperto di platform della pallina rosa, però devo dire che l'epoca Game Boy Advance e anche l'epoca Wii, quindi diciamo tutta i primi anni 2000, e mi ricordo che insomma il brand funzionava ancora molto bene. E infatti era il 3 che introduceva il doppio personaggio, no? Allora mi ricordavo bene. E mi ricordo che l'Advance 2, ecco, e l'Advance 2 era di una difficoltà pazzesca. E infatti lo criticarono in molti, e mi ricordo che ebbi parecchi problemi da piccino. Quindi The Amazing Mirror è un Metroidvania, come si può dire di no? Anche questo lo metto in A tranquillamente, però lo metto tra i due Sonic Advance. E per finire, ragazzi, Mario & Luigi Superstar Saga, ne parlavamo proprio l'altro giorno, o forse era Live del Porion, non mi ricordo. Un capolavoro, e credo alla fine sia uno dei miei preferiti della serie. Mi dispiace tantissimo che sia morta come brand, speriamo che Nintendo prima o poi lo ripeschi, perché meritava tantissimo. Devo dire che se c'è una critica che devo fare alla serie di Mario e Luigi è quella di non essersi mai realmente evoluta nel tempo, ma di aver cominciato con un capolavoro assoluto, bello, fresco, divertente, intelligente, ce l'aveva veramente tutte. Inizia con questo capolavoro assoluto e poi non fa altro che ricontestualizzare le ottime idee messe sul piatto da Mario e Luigi Superstar Saga, ogni volta affidandosi a un gimmick diverso. Quindi c'hai il viaggio nel tempo per quanto riguarda Fratelli nel Tempo, c'hai la cosa di Bowser, che c'è tutto lo Switch eccetera eccetera in viaggio al centro di Bowser, c'hai il Dream Team Bros, pure è fighissimo, però bene o male è sempre lo stesso gioco, però era sempre un gioco fighissimo. Fino a Dream Team Bros non ne boccio neanche uno, ma quello che mi è rimasto nel cuore è Superstar Saga, e lo metto, e questo è praticamente un pari merito con Minish Cap. Mancano, ragazzi, a me vengono in mente così al volo, a parte Sonic Advance 3, che è il più figo del trittico, che magari sicuramente poteva aspirare a un tier S. Manca Advance Wars 2, che era un altro titolo molto interessante e stava diciamo sullo stesso piano del primo. Mancano i due Golden Sun, che li metto in S. Sì, li metto in S senza pensarci su due volte. E cos'altro manca? Mancano i Boktai 1 e 2, giocato soltanto il primo. Concept molto figo, però diciamo un po' troppo che fa affidamento su una condizione non proprio così semplice, ecco, che era quella di giocare alla luce del sole. Poracci quelli che si ritrovavano a giocare quando era nuvoloso. E Boktai probabilmente lo metterei tra B e C. Qui la tier list si è praticamente conclusa con qualche omissione, ma non è colpa mia. Tanti giochi da recuperare, pochi giochi veramente brutti. Direi che anche questa tier list è un successo. Spero vi siate divertiti, e noi ci vediamo su YouTube alla prossima tier list, mentre qua la live continua. E se lo state guardando su YouTube, porca miseria, passate in live, perché ci si diverte in un modo incredibile, pazzesco. Grazie mille.
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!